Salve a tutti. Mi ha colpito un'immagine che ho visto poco fa di una statua di Penelope, la moglie di Ulisse. Chi ha letto l'Odissea sa che Ulisse ha questo rimpianto, non fortissimo perché poi si trova altre donne, altre cose, eccetera, però per la casa, per la moglie, per il figlio, alla fine ritorna, eccetera, eccetera, dopo 20 anni di peregrinazione, di battaglie e peregrinazioni. Dunque, quello che mi ha colpito in questa statua che ho visto, che è molto bella ed è una copia di una statua che è una statua romana, copia di una statua greca del V secolo a.C. Le statue del IV-V secolo a.C., quelle greche, sono di una bellezza incredibile. C'era un senso dell'estetica con che non era solo bellezza, ma era l'atteggiamento, era la pensosità, la riflessività, che aveva qualcosa di veramente di spirituale, no? Nonostante fossero a volte corpi nudi, cose eccetera, perché noi li vediamo con gli occhi della mente condizionata, ovviamente, no? Ma la cosa che mi ha colpito di questa Penelope è che lei sta seduta sull'Onfalos. L'Onfalos è una pietra, un sedile di pietra che ha la caratteristica di avere i segni della pelle del serpente, una specie di rombi solcati. Il che vuol dire che lei è la grande madre. E Penelope è colei che fa e disfa la tela. Bellissimo. Le antiche dee, specie quelle etrusche, sì, quelle etrusche, specie quelle egizie, ma non solo, sono le dee che tessono la tela del mondo, tessono la storia degli uomini e di tutto il mondo. E la creano e la disfano, perché in loro c'è anche, oltre alla nascita e alla crescita, l'aspetto della morte. Siamo sempre lì. È il grande ciclo, quello che veniva disegnato esotericamente con l'otto, no? Il segno dell'infinito. Lo potete mettere per così o per così. No, perché si gira, si fanno sempre gli stessi giri e si ritorna da capo. E che è una delle teorie del Big Bang, no? Cioè che il mondo si manifesti attraverso una specie di esplosione o di nascita, no? Da un nucleo unico e si allontani e poi torni indietro, cosa molto discussa al giorno d'oggi. Che è il respiro di Brahma, no? Il respiro di Brahma era la stessa cosa, il mondo che veniva creato e il mondo che veniva riassorbito. E che Penelope fosse un'antica dea, l'hanno detto più di uno, e che fosse un mito ripreso, proprio perché connessa alla filatura della lana, no? Perché voglio dire, la storiella che ingannava i proci, insomma, è poco credibile, no? Cioè una donna che per 10 anni non fa altro che tessere e disfare una tela, o i froci sono tutti cretini integrali, o l'hanno capito, no? Cioè una storia che non regge, no? C'è dietro dell'altro. È la natura che crea e disfa se stessa. Che è un'immagine molto bella, molto preziosa, che
che è un'ottima introduzione all'arte magica. Perché se non entriamo nel mondo dei cicli, non possiamo entrare nemmeno nel mondo della magia. Entrare nel ciclo della natura è accettare noi stessi, accettare la natura, accettare gli altri. Accettare nel senso di diventare consapevoli di certe realtà. Con le stesse energie la madre crea e disfa. Il mondo è fatto di energie che si incastrano in un certo modo, che si disfano, si liberano o si annodano in un certo modo. E questo aveva a che fare con i sacri nodi, no? C'era il nodo di Iside, c'era il nodo gordiano, no? Quello che trova Alessandro Magno in India, no? E che non può risolvere, e allora con un colpo di spada stacca il nodo, no? Lo trincia. Ecco, questa è la mente condizionata che non accetta l'elaborazione del mondo interiore, che deve risolvere tutto di getto, tagliando. La via interiore è una via lunga, è la via cosiddetta femminile, è la via cosiddetta della mano sinistra, mentre c'è quella della mano destra, che è quella maschile, che è quella attiva. Cioè quella che opera e operando distrugge. Quella passiva è quella che accetta i cicli. Naturalmente è stata molto esaltata dai maghetti del dopoguerra, guerra e dopoguerra, no? So, tipo Julius Evola, eccetera, no? I maghetti di Ur, cosiddetti, eccetera, che facevano magia assolutamente con la testa per sentirsi qualcuno, perché dentro avevano un senso di nullità. La magia maschile è questa, che è la stessa dinamica che spinge l'uomo ad acquisire potere, il sentirsi nulla. Perché non si è vivi dentro, perché si è perso il contatto con l'anima interiore. E quindi si è infelici. E quindi si ha bisogno di distrarsi, si ha bisogno di donne, di avventure, di oggetti, di possedimenti, eccetera, eccetera. Accettare la realtà della natura è in qualche modo sentirci figli della natura. Un'altra immagine di cui ho parlato tempo fa era l'immagine del Cristo, del grosso modo del 300, il Cristo trecentesco, insomma, 200, 300, 1200, 1300, intendo. E dove spesso c'è l'immagine del sole e della luna ai lati del Cristo e del teschio col sangue che gli cola sopra, che dovrebbe essere il teschio dell'Adam Kadmon, l'Adamo cosmico in qualche modo. Cioè, dove il sangue del Cristo rivitalizza l'uomo, non si sa perché, perché insomma è un sacrificio cruento e come tali contrario a una natura sana.
questo fatto del sole e della luna, considerato lavoro a specchio fra un uomo e una donna, dove la donna fa la parte della luna, come è logico che sia, e l'uomo fa la parte del sole, io l'ho sentita discutere in varie società iniziatiche, dove io ho bazzicato qua e là. E si diceva che l'uomo è sole perché l'uomo è quello che emette la luce, la donna è quella che la rimanda, no? Perché rimanda la luce del sole, no? Per cui la donna non vive di luce propria, ma vive della luce dell'uomo. Però è anche vero che l'uomo non vede la propria luce se la donna non gliela rimanda. Ecco, questo è il cervellotico. Cioè dover far aderire l'elaborazione di un simbolo a ciò che vogliamo dimostrare. Diceva un tizio che la mente è una gran puttana, perché dimostra ciò che vuole. Ora, il fatto che l'uomo sia un sole e la donna sia la luna è molto carino come simbolo. Ma che la donna viva, debba vivere di luce riflessa, no? Come un'handicappata, è un handicap dell'uomo, no? Che deve sentirsi superiore perché non si può sentire come tutti gli altri. Deve primeggiare su qualcuno, altrimenti è come tutti e muore come tutti. In un film piuttosto grazioso di parecchi anni fa, c'era una donna anziana che si accorge, il film era Stregata dalla Luna, carino. E c'era una donna anziana che si accorge che il marito la tradisce, no? E siccome è una donna abbastanza saggia, diciamo, saggia nel senso che ha esperienza, domanda a un uomo perché gli uomini tradiscono le donne. E l'altro risponde, è carino perché risponde senza una vera consapevolezza, è un sentore per lui, perché hanno paura di morire. E lei fa, è vero. E lui replica, ma non lo so se è vero, ho detto così. E lei gli fa, no, no, è vero, perché lei sente. Ed è vero, è proprio vero. Non sto dicendo che tutti quelli che tradiscono lo fanno perché hanno paura di morire, eh? Cioè non andiamo di testa. Però che spesso l'essere umano cerchi di sfuggire alla sua paura della morte attraverso certi processi, fra cui quello della sessualità compulsiva, è vero. Perché innanzitutto prova delle emozioni. Poi dimostra a se stesso che le donne lo accettano, lo amano, quindi lui ha valore. E se ha un valore particolare, se può avere tutte le donne, lui è diverso dagli altri e non avrà la stessa sorte di tutti gli altri uomini. Per cui l'accettazione dei cicli è l'accettazione della morte. Ma c'è una grossa difficoltà in questo, io lo accennai, perché nella visualizzazione della morte, nell'ideazione della morte, cioè come la mente condizionata vede la morte, c'è la somma di tutto. Le cose distruttive che altri ci hanno dato nella vita. Quindi, nella vita ci hanno respinto, non ci hanno amato, non ci hanno capito, ci hanno maltrattato. Tutto questo si riassume nella morte. E finché tutto questo si riassume nella morte, noi non possiamo accettare la morte, perché è una creatura terribile, misteriosa, una madre cattiva che ci vuole uccidere. Ma non è così. Perché la morte è la madre che ci riaccoglie nel suo grembo. Ma questo bisogna capirlo.
E per capirlo non si può solo spiegare. Bisogna che la mente cada un po'. Allora a un certo punto diventa chiaro. E sparisce la paura della morte. E cominciamo a vederla com'è. E cioè come un passaggio. Ma a provare per credere. Questo mito delle dee, perché ce ne sono diversi di miti, che creano con il fuso e l'arcolaio, no? Creano la tela, insomma. E con il fuso, l'arcolaio e il telaio creano la tela, ha una sua eleganza. Ha una sua bellezza, ha una sua poesia. Mentre il mito del dio maschio che crea il mondo e separa le acque superiori da quelle inferiori, cacciandole, colpendole con il piede perché non possono elevarsi al mondo di sopra. E che alla fine crea l'uomo. Che è la corona del creato, un ibris, una presupponenza, un'arroganza dell'uomo nel sentirsi il protagonista del creato, quando è quello che nel creato poi sta peggio, perché lui è sempre ansioso, cioè gli animali sono ansiosi quando sono a rischio della vita. Ma per il resto li vedete tranquilli. L'uomo è sempre a rischio, ma a rischio non tanto della vita quanto che gli vengano a galla tutte le cose che ha cancellato. A me piacerebbe, ad esempio, poter creare un posto non so, su Facebook, credo che si possa fare, dove accogliere delle vostre domande. Mi piacerebbe rispondere alle vostre domande. E naturalmente questo sarà molto difficile perché i miei discorsi non possono raccogliere molta gente e quindi rischio di stare lì appesa senza che nessuno si presenti, insomma, che nessuno scriva. Questo perché mi piacerebbe anche poter placare o soddisfare delle vostre esigenze. Il fatto che questo video non possa mai avere un certo successo, come tanti altri video di altra natura, è naturale. È naturale perché io non prometto paradisi, non faccio un discorso facilmente comprensibile. Faccio un discorso che promette poco. Faccio un discorso che anziché far lievitare le cose, le fa abbassare, le smonta, smonta o tenta di smontare un pochino delle illusioni mentali. E questo alla gente non piace. E tanto è vero, io da giovane ho fatto altre. Ho fatto delle conferenze su vari temi, all'epoca ci credevo di poter aiutare in una misura ragguardevole gli altri, poi ho capito che la faccenda è diversa, ma spesso ero attaccata dagli altri, anche se
io capivo che la motivazione non era che ce l'avessero con me, ma ce l'avevano con quello che io dicevo, cioè non gli piaceva quello che io dicevo, gli smontavo le loro credenze, le loro illusioni e mi tenevo cauta. Però la mente abbastanza crollata mi faceva capire che in realtà loro stavano difendendo se stessi. Questo poter capire il perché gli altri parlino è molto importante. E viene un po' adombrato da Bertrand Russell, forse l'ho accennato, nella teoria dei tipi logici, quando parla dei diversi piani di logica in cui si può stare. Allora, noi possiamo stare nella logica in cui l'altro mi accetta o mi attacca, oppure io vedo l'altro com'è e reagisco a quello. Sono due piani diversi. E il piano in cui io agisco o reagisco dipende dal piano a cui sono arrivata io. Un altro esempio. Ci sono persone che di fronte agli animalisti, ai vegetariani o ai vegani, ancora peggio, reagiscono con rabbia. Reagiscono con rabbia, reagiscono con rancore. Ora è vero che a volte ci sono anche gli animalisti, i vegani e i vegetariani che reagiscono con rancore a loro volta. Però ho visto che di per sé l'idea che qualcuno non segua la norma comune di cibarsi degli animali, per esempio, no? O di non rispettare gli animali, faccia venire della rabbia, dell'aggressività ad altre persone, perché è come se si volesse instillare in loro un senso di colpa. Ora, io non penso che le persone che sono vegetariane o vegane, eccetera, vogliano per forza dare un senso di colpa agli altri. In buona parte sì, perché pensano più a salvare gli animali che gli uomini. Però è anche vero che gli animali sono delle creature indifese, che gli animali sono come i bambini, per cui difendere gli animali è come difendere i bambini. Tanto è vero che chi non capisce gli animali non capisce nemmeno i bambini. È molto collegato. Perché i bambini non li potete convincere con un ragionamento fatto con i vostri schemi. Per poter convincere un bambino dovete essere veri e non è affatto facile. Perché finché stiamo nella mente condizionata, non siamo veri, anche se non è colpa nostra. Perché a nostra volta siamo stati condizionati. Il cibarsi degli animali sembra una cosa naturale perché stiamo, e lo è in parte, perché stiamo in un mondo dove l'animale si nutre dell'animale che a sua volta si nutre di erba, per esempio, che anche quella, bene o male, è una creatura, no? Diciamo che siamo in un mondo dove vince la legge del più forte. E va bene, noi possiamo adottare questa legge, oppure possiamo non combatterla perché non ce la facciamo,
ma staccarci. E non è una questione di bontà o di cattiveria, è una questione di consapevolezza. La questione è di smontare l'uomo di tutto ciò che ci abbiamo messo sopra. Perché l'uomo è un animale, ma noi non lo sappiamo. Io so tutto questo perché anch'io ero così. Perché neanch'io sapevo di essere un animale. Certo, lo sapevo perché l'avevo letto nei libri, perché eccetera, eccetera. Come nozione ce l'avevo, ma non ce l'avevo qui. Finché un bel giorno, quando mi cadde abbastanza la mente, io mi accorsi di essere un animale che si era messo dei vestiti, delle scarpe, che si era pettinato i capelli, ma ero un animale. Un animale che si era vestito e mi sentii animale sotto i miei vestiti. Mi riconobbi un animale come può essere un leone, come può essere un uccellino, come può essere un asinello, come può essere qualsiasi cosa. Solo che io avevo dei vestiti. Questo mi distingueva dagli animali. Qualcuno dirà: sì, ma hai pure un linguaggio. Certo. Ma attenzione, il linguaggio è un frutto della mente condizionata. Quindi il linguaggio è un modo per trasmettere agli altri quando abbiamo perso la possibilità di trasmettere con l'anima. Il linguaggio è un modo per condizionare gli altri. La mente ci impedisce di cogliere la natura. Il linguaggio può essere usato per recuperare questa natura o per avversarla. Il recupero della natura non avviene mediante un condizionamento diverso da quello che ci hanno fatto. Ok, prima mangiavo gli animali, adesso non li mangio più. Non serve. E prima mi arrabbiavo, adesso non mi arrabbio più. Non serve. Prima andavo in chiesa, adesso non ci vado più. Non serve. Il modo per decondizionarsi non è cambiare il comportamento. È capire dentro. Quello ci cambia. E per capire dentro occorre mettere in dubbio tutto ciò che ci hanno detto. A cominciare da ciò che ci hanno detto i nostri genitori, da ciò che ci hanno detto gli adulti, gli insegnanti, i libri di scuola e tutto il resto. Guardate che è una bella impresa mettere in dubbio tutto questo. Ma è indispensabile per il nuovo inizio. Se io so di non sapere, come diceva un tizio, forse vado a vedere la verità. Questo nostro mondo è basato, e qui questo farà, susciterà critiche apocalittiche, è basato sulla menzogna e sulla follia. Sulla menzogna spesso non voluta, perché noi mentiamo a noi stessi. Sulla follia, perché
perché noi non sappiamo più chi siamo. Vaghiamo a mezz'aria. Non siamo più aderenti alla terra. Non ascoltiamo più il linguaggio della terra. Ascoltiamo il linguaggio della mente. Freud disse che l'umanità era nevrotica. L'umanità è folle, è psicotica. Altrimenti non farebbe guerre che portano allo sterminio degli altri, non sterminerebbe il pianeta, non commetterebbe genocidi, infanticidi, e femminicidi, eccetera, eccetera. La nostra infelicità dovuta al distacco dell'anima, distacco dal mondo animato, ci rende profondamente infelici. Se non mi amano nemmeno mamma e papà, e questo mondo è un mondo assolutamente indifferente e disanimato, ma che mi resta? Posso andare a cercare una persona, un partner o una partner che mi ami e mi dia tutto quello che non mi hanno dato i miei genitori? Sì, ci posso provare, ma non avverrà mai. Perché nessuno ci amerà come ci può amare una madre quando siamo bambini, una vera madre. Per cui saremo infelici a vita. E come la curiamo questa infelicità? Cercando di non vederla. La maggior parte della gente è convinta che la situazione di infelicità in cui vivono sia la norma. Non si accorgono nemmeno di stare male, tanto hanno tagliato i loro contatti con se stessi, tanto si sono anestetizzati e non vedono il mondo colorato di tutte le emozioni delle creature che lo abitano. Gli antichi almeno avevano questo, o almeno avevano un retaggio di questo. Bisogna arrivare nel Paleolitico per ritrovare un contatto vero con la natura. L'uomo è folle perché a forza di tentare di ripararsi, si è fabbricato una mente condizionata che lo separa da tutto l'ambiente, che non gli permette di capire gli altri, non gli permette di sentire, non gli permette di cogliere l'ambiente in cui sta. Questo è vero che ci sono persone che si dicono a contatto con mondi magici e che sono fuori di testa, vero? È un loro modo per difendersi dall'aridità della vita, per cui si fabbricano con la testa dei mondi magici. Però il fatto è che se togliamo la mente, questi mondi poi li percepiamo. Ma dobbiamo smontare tanto, ma tanto di quello che ci hanno dato e detto. Dobbiamo smontare tanto di ciò che ci hanno insegnato, per esempio di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto. Se io faccio una domanda a un gruppo di persone su ciò che è giusto o ingiusto in una situazione, tutti hanno la risposta pronta. Esempio. Una donna abortisce
invece di far nascere il suo bambino. È giusto o ingiusto? È giusto o ingiusto per chi? Questa è la domanda. Per lei è giusto, altrimenti non lo farebbe. Per gli altri è ingiusto perché si identificano nel bambino, ma non si identificano nella donna. Allora, per giudicare, noi dovremmo prima identificarci nell'altro, capire l'altro. Poi si può dire, poteva fare in maniera diversa. Ok, alla prossima, arrivederci.